Siamo con Lollo d'Ercole e commentiamo per voi una vittoria sofferta perché è arrivata solo nell'ultimo quarto. Un po' la chiave della partita secondo me è stata la vostra percentuale nel tiro da tre punti. Siete stati costanti, avete tirato sempre col 50% e alla fine è forse dove si è un po' letta la partita, anche perché statisticamente voi e Cremona avete avuto più o meno gli stessi numeri. Sì, infatti è stata una partita tirata fino in fondo, dall'inizio alla fine. Sicuramente noi non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime due, però insomma, l'importante era vincere, per appunto riprendere Cremona, e ora siamo anche abbiamo il 2-0 contro di loro, quindi sicuramente è stata una vittoria di un'importanza incredibile. Però appunto siamo consapevoli che non abbiamo fatto una buona partita e bisogna riprendere a giocare come abbiamo fatto nelle ultime due. Avete perso 21 palle perse, forse un po' troppe, però siete comunque riusciti sempre a piazzare le giocate d'esperienza. Penso nel finale quando Curry e Stipcevic hanno piazzato proprio le giocate chiave. Sì, esatto, come ho detto abbiamo fatto tante palle perse, come ti ripeto abbiamo fatto una partita non buona, però appunto nel finale abbiamo fatto le giocate giuste, con le giocate giuste in attacco e soprattutto in difesa, e ci ha permesso di vincere la partita. Sei un ex della partita, un po' quali sono le tue emozioni nel ritornare qua a Cremona? È sempre un piacere per me tornare qui, vedere tante persone che conosco, tanti amici, e quindi insomma sono contento, sempre contento di tornare qua. Ultima domanda, vi rilanciate un po' per la corsa playoff, è ancora lunga, ancora difficile, però cosa puoi dire sul il campionato che va a terminare un po'? Sì, sapevamo che la corsa playoff passava attraverso questa partita, ora l'abbiamo vinta e quindi siamo in corsa. Finora in campionato abbiamo avuto difficoltà fino adesso, secondo me dovute anche al doppio impegno con l'Eurocup, siamo andati molto avanti in Eurocup, ci ha prosciugato le energie, però ora appunto con l'Eurocup finita ci stiamo concentrando solo sul campionato. Non è un caso che abbiamo vinto tre partite di fila, questa è la terza consecutiva, quindi insomma siamo assolutamente concentrati per finire bene questa stagione. L'unico obiettivo al momento è pensare alla prossima partita e poi dopo vediamo se riusciamo ad arrivare ai playoff o meno. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Ciao.